I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono perfette persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Ma cosa ha cambiato la sua vita? Quando hanno conosciuto l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizione e ipocrisie. Hanno speso la loro vita al servizio degli altri. Hanno sopportato sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace. E allora, con le parole pronunciate da Papa Francesco in occasione dell'Angelus del 1° novembre del 2013, abbiamo voluto iniziare questo nostro approfondimento dedicato appunto alla festa di ogni santo. I santi non sono superuomini né sono nati perfetti, ma sono per la Chiesa, per tutti noi, direi, la testimonianza dell'amore di Dio. Ecco, dopo aver parlato, l'avete sentito, no, nell'attualità di San Benedetto, adesso vogliamo proporvi un incontro con santi, per così dire, un po' più vicini a noi, perché sono santi del secolo scorso, sono santi del Novecento, che hanno attraversato con la loro vita, con le loro opere, la storia della Chiesa. Allora, ripercorremo la vita e le opere di Papa Giovanni XXIII, di Don Luigi Guanella, di Padre Gaetano Catanoso e di Santa Gianna Beretta. In questo percorso, Gabriella, ci accompagnerà Padre Massimo Marelli, gesuita, vice rettore della Chiesa del Gesù di Roma, professore di teologia alla LUMSA. Benvenuto assieme a noi. Allora, io vorrei partire proprio dalle parole che abbiamo sentito di Papa Francesco, che dice: i santi non sono superuomini, ma sono persone come noi. Allora le chiedo se tutti noi in qualche modo siamo chiamati ad essere santi. Certamente, perché la santità è la vocazione, la chiamata che Dio ha per ogni uomo. La santità è l'amore di Dio che si riversa su di noi. Nel libro del Deuteronomio Dio invita il suo popolo a essere santo come lui è santo. Quindi direi che prima di tutto è nella categoria del dono. Non è una conquista che possiamo ottenere noi dal basso, ma è qualcosa che ci viene dato. È il sogno di Dio su di noi. E questo è molto bello, perché vuol dire che la grazia per diventare santi ce l'abbiamo. Ma che cosa rappresentano oggi per noi le figure dei santi? I santi sono soprattutto dei modelli, modelli di vita. Sono l'esempio di un uomo o una donna realizzati. E non solo dobbiamo sottolineare dei santi la bontà morale, ma la bellezza. È una vita bella la vita del santo. E dunque diventano per noi modelli, appunto, da seguire per poter vivere una vita bella. Dicevamo santi oggi più vicini a noi, santi del Novecento. Il Novecento è un secolo, Padre Massimo, in cui abbiamo assistito, abbiamo vissuto molte canonizzazioni. Sì, direi che è anche un secolo che ha conosciuto due guerre, quindi anche ha dovuto sopportare delle ferite, delle umiliazioni. È bello proprio vedere come in momenti anche di crisi, in momenti faticosi, ci siano queste grandi figure di santi. Lo stesso possiamo dire nel 1500, dove certamente per la Chiesa è stato un periodo difficile, eppure queste grandi figure di santi. Allora, ci fermiamo per un attimo, coinvolgiamo Simone a partire da un tweet di Papa Francesco di pochissimo tempo fa, di poche ore fa. Sì, perché proprio di oggi il tweet di Papa Francesco sui santi, che ci dice: i santi hanno scoperto il segreto della vera felicità, che dimora in fondo all'anima ed ha la sua sorgente nell'amore di Dio. Bentornati a Siamo Noi, vi stiamo raccontando oggi nella festa di ogni santi la vita dei santi legati al nostro tempo, al Novecento. Sono storie di sacerdoti, di religiosi, di religiose, di laici cristiani che hanno vissuto la loro vita testimoniando il Vangelo e soprattutto il loro grande amore per Gesù. Allora, prima di presentarvi i nuovi ospiti che ci hanno raggiunto intorno al tavolo, io vorrei di nuovo coinvolgere in una riflessione Padre Massimo Marelli, che è qui con noi, gesuita, professore di teologia alla LUMSA.
UNSA. Vogliamo ricordare, insomma, perché no, oggi, qual è il significato proprio della festa che celebriamo di ogni Santi? E darci la speranza che anche noi siamo in cammino verso quella santità. E proprio le letture che la liturgia ha scelto per questa festa ci fanno contemplare quella miriade di uomini e donne che stanno attorno all'agnello nella Gerusalemme del cielo. Ecco, noi siamo in cammino verso questa pienezza, siamo ancora nella fatica, siamo nella lotta, ma la meta l'abbiamo precisa e questo credo che già è un buon inizio. E come dicevo anche prima, abbiamo già la grazia per essere santi, non dobbiamo darci da fare se non di custodire questo dono. E allora coinvolgiamo subito i nostri ospiti che ci hanno raggiunto al tavolo per proseguire, no, il nostro percorso nei santi, nelle figure dei santi del Novecento. Allora do il benvenuto a Don Mario Carrera, postulatore della causa di canonizzazione di San Luigi Guanella. Benvenuto. Grazie, a Siamo Noi. Sera. E un Grazie. Benvenuto che estendo a Suor Daniela Maesano, religiosa delle Suore Veroniche del Volto Santo, vice postulatrice della causa di canonizzazione di Padre Gaetano Catanoso. Allora, Don Mario, io partirei dalla figura di Don Luigi Guanella, canonizzato il 1 luglio del 2010 da Papa Benedetto XVI. Don Luigi Guanella si dedicò sempre a coloro che erano i più deboli, i più emarginati, e per questo le chiedo se fu definito il santo sociale. Ma direi di sì, perché è stato un uomo che ha vissuto proprio tutta la sua vita in periferia, con i poveri, perché davvero è stato, ha avuto questa passione grande sin da ragazzo. Abbiamo sentito prima parlare della famiglia, e la famiglia di Don Guanella era una famiglia religiosa, aveva un fratello prete, una sorella che ha vissuto con lui santamente, che è una serva di Dio anche lei. Ma questa passione per i poveri è incominciata a essere con i giochi che prendeva da ragazzi. Don Guanella è nato in montagna e c'era un torrente chiamato Rabbiosa, e quindi dicevo qualche volta: se anch'io mi arrabbio perché le cose non vanno, ecco, sono nato sul fiume Rabbiosa. E dunque lui e la sorella facevano la minestra per i poveri con l'acqua e il fango, e quindi distribuivano questa realtà. Però questa passione l'ha portato sino ad essere davvero un uomo che ha vissuto appassionatamente per l'educazione, per il lavoro e per la santità. Lui diceva che il cristiano dovrebbe avere come alfabeto, l'inizio, alla lettera prima dell'alfabeto, tre S: la santità, la scienza e la salute. Qual è stato il suo carisma? Il carisma è, noi ci chiamiamo servi della carità, e la carità davvero era a 360 gradi. Il cardinale Ferrari, che fece i funerali di Don Guanella a Como nel 1915, disse: se io dovessi interrogare Don Guanella per dire come lo vorrebbe essere chiamato, lui mi risponderebbe: servo della carità, perché davvero è stato un servo della carità verso tutti, soprattutto le persone più in difficoltà. Lui diceva che dobbiamo avere il coraggio di coricare sul cuore le miserie delle persone, con un atteggiamento materno, di tenerezza grande nei confronti di tutti, soprattutto quelli che bussavano alle sue porte. Ha dato anche il letto ad un povero che non era senza letto, e lo fa all'ospitato per la notte. È stato un uomo che si è precipitato in occasione del terremoto della Marsica, è andato subito da Avezzano, quindi ha portato centinaia di persone senza abitazione Spollate. Qui a Roma. E quindi davvero è stato un uomo che... Quindi la carità è il suo carisma. Certo, è un servo della carità. E ancora oggi a Como, dove ha vissuto San Luigi Guanella, si trova la casa della Divina Provvidenza, che continua a offrire rifugio a tanti bisognosi. E la nostra Caterina Dall'Olio è andata lì e ha trascorso una giornata con loro. Vediamo. Qui siamo a Provvidenza, come Don Luigi, quando iniziava l'opera del 1886, volle che fosse chiamata Casa Divina Provvidenza, che è la casa madre di tutta l'opera Don Guanella. Mille realtà diverse, che non è che la continuazione di quanto Don Guanella aveva iniziato, tant'è vero che il Comasco un po' ironicamente diceva della casa un po' l'arca di Noè, cioè qui Don Luigi accoglieva qualsiasi. L'unico titolo per avvenire qui era la povertà, essere soli, abbandonati, e si sta continuando su questo filone.
sono Luca, sono responsabile della cooperativa Artigiani Guanegliani di Como. Abbiamo lavorato con persone detenute, ex detenute, con persone disabili, con migranti, con persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi, per cui si è sempre segnalati dai servizi sociali e dai comuni, gli diamo una possibilità. Qui si parla di lavorare con delle persone che non sempre sanno il mestiere, bisogna avere più pazienza, bisogna avere un'ottica diversa nel lavoro quotidiano. Questa esperienza ha dato una spinta in più alla mia vita. Questo è il rifugio, l'abbiamo chiamato Rifugio Don Guanella, è un rifugio perché è aperto solo durante il giorno, in alcuni orari della giornata, e appunto per dare un rifugio alla gente che vive per la strada. Qui a Como sono tantissimi, tra profughi anche i nostri classici senza tetto italiani, e quindi passano alcune ore qui con noi, offriamo loro diverse possibilità, dalla lingua d'italiano per stranieri, offriamo la merenda, offriamo anche il gioco, scacchi, carte. Qua abbiamo due volontarie che hanno portato oggi la marmellata, la Nutella e i panini. Offrire loro la possibilità della doccia, quindi prepariamo già la biancheria, ognuno il suo numero. Due o tre volte alla settimana vengono i volontari e facciamo scuola d'italiano. Da dove vieni tu? Dal Mali. Un servizio che ci viene chiesto tuttora, che è un servizio che va inventato direi giorno per giorno, date le problematiche che nascono, e per anche rispondere qualche volta bisogna essere anche un po' matti da parte nostra, nel senso saper uscire da noi, accettare la realtà che ci viene data, che la provvidenza ci chiama a rispondere a queste necessità. Quindi un pomato ci sta anche bene. Insomma, con la casa della Divina Provvidenza che avete appena visto nel filmato continua, prosegue l'opera di Don Luigi. Suor Daniela, Don Guanella sicuramente è piuttosto conosciuto, almeno a più persone. Ci sono però degli uomini di fede che sono forse un po' meno noti, che però hanno egualmente dedicato, speso una vita per gli altri, come padre Gaetano Catanoso, che è stato canonizzato il 23 ottobre 2005 da Papa Benedetto XVI. Vogliamo ricordare chi era? Sì. Benissimo, San Gaetano Catanoso, sacerdote diocesano della diocesi di Reggio Calabria a Bova, nato a Codio di San Lorenzo il 14 febbraio 1879, morto a Reggio Calabria il 4 aprile 1963, di una famiglia numerosa, 9 figli, di cui un altro fratello sacerdote. È una sorella consacrata in casa, fece i suoi studi al seminario, fu ordinato sacerdote il 20 settembre 1902 dal cardinale Gennaro Portanova. E diventa parroco a un certo punto? Diventa parroco. Di Pentedattilo? Pentidattilo. Una parola greca che in questo paese che ha la forma penta di cinque dita. In questo paese. Un paese poverissimo. Poverissimo, poverissimo. Che allora contava tra tutte le frazioni appena 1200-1300 abitanti, però contava. In questo ambiente così rurale, così difficile, San Gaetano Catanoso non si è rassegnato a vedere queste povertà religiose e anche culturali che c'erano, quindi ha capito che per la società del tempo, per gli uomini del tempo, occorrevano dei progetti ben precisi. Il primo progetto è stato un progetto religioso, con l'istituzione, perché se passando sentiva bestemmiare, non vedeva santificato il giorno della festa. Culturale, il primo progetto. Culturale, sì, primo progetto culturale, quello di aver accolto i ragazzi nella canonica, di aver istituito delle scuole serali dove lui stesso ha insegnato, di aver organizzato anche oratori festivi,
per cui aveva un po' sotto controllo la situazione dei giochi. È un riferimento importante. Lei lo conosce quando ha 14 anni? Io sì, ho conosciuto San Gaetano Cattaneo quando avevo... Se le posso chiedere un ricordo, un breve ricordo, lei come, quale aggettivo userebbe? Prima di tutto userei un aggettivo di un uomo che possedeva Dio. È difficile cogliere a 14 anni alcune impressioni, però io alcune le ho colte. Cioè il fatto che così come lo vediamo traspariva sempre quel suo sorriso e poi tre parole che lui aveva, parole chiavi proprio, fiat, in domino, Deo gratias, fiat, sia fatta la volontà di Dio, in domino, Deo gratias. È stato veramente un oppositore, diciamo, di tutte le ingiustizie. Guardi che alcune situazioni a Pentidattilo esistono oggi come esistevano allora. Quindi lui ha reagito anche quando gli era stato imposto di celebrare, di benedire un matrimonio. Lui ha inteso il sacerdozio come dono, quindi come dono di se stesso da dare agli altri. Qui insomma la sua caratteristica. Sì, questo. La sua caratteristica, la carità, è stato definitivo il samaritano della Aspromonte. Ecco. Perché lui ha scelto proprio i paesi, le periferie. Non più so, difficili, più difficili. Non solo le periferie geografiche, ma anche ma le periferie esistenziali. Esistenziali. Oggi una parola tanto cara al nostro Santo Padre. Già attraversata, la sua... da Padre Gaetano. Tra poco le chiederemo come ha aiutato la sua comunità. Sì, tra poco ci torniamo. Dicevamo prima con Padre Massimo che questo secolo, forse breve ma sicuramente difficile, è stato attraversato da tante canonizzazioni. Allora, lei, Don Mario, è il postulatore di San Luigi Guanella, sì. Può spiegarci, insomma, far capire al nostro pubblico qual è il compito specifico di un postulatore? Mi definirei un mendicante della verità nei confronti di questa la realtà della santità, perché il postulatore è una persona che ha il compito di far funzionare un processo che è un processo in primo tempo a livello diocesano e poi in secondo momento a livello apostolico, cioè è colui che con l'incarico da parte dell'autorità, che si chiama attore, ma può essere una congregazione, può essere una diocesi, può essere un gruppo, un movimento religioso, quindi viene incaricato perché possa organizzare questo processo, che è un processo vero e proprio, c'è un presidente, sono con delle tappe precise. Con delle tappe ben precise, cioè ci sono questi testimoni che devono portare il loro contributo, di solito per conoscenza, che sono quelli che valgono di più, perché per sentito dire tutti possono dire cose. Testimonianza anche, diretta. Testimonianza diretta, Don Mario, e anche però riconoscimento di miracoli, che è molto importante. Qui. Sì. Che documentazione occorre raccogliere? Dunque, ad esempio San Luigi Guanella. Il primo passo per iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione è la fama di santità. Cioè questa persona deve essere morta considerata davvero come un santo. In fama di santità. La Chiesa nella sua prudenza materna lascia passare alcuni anni, almeno 5 anni, perché questa fama possa continuare. Qualora la fama continuasse e fosse anche incisiva e prepotente, quindi ecco si inizia questo processo di canonizzazione in cui appunto si organizza questa presenza di testimoni, quindi questo tribunale chiama i testimoni che devono giurare appunto. Per San Luigi Guanella, qual è stato, diciamo, quando è stato possibile insomma confermare la fama di santità, a dimostrare per esempio l'avvenuto miracolo? L'avvenuto miracolo è la fase finale. L'abbiamo accorciata per tempi. Dunque sono stati miracoli per la beatificazione e poi si fu un miracolo invece per la canonizzazione, che è stato nel 2002 in un giovane statunitense di Filadelfia, la città di Filadelfia, che andava pattinando con questo skateboard, no? E andava così, un giovane di 22-23 anni, così abbandanzoso, e in una discesa, andando retromarcia, non ha visto una fossa dentro all'asfalto, quindi si è catapultato e quindi ha battuto la testa, è stato ricoverato in ospedale in coma e ha tentato con 2 interventi chirurgici di togliere un po', di far uscita dal coma, ma non sono riusciti. Questo è avvenuto il 15 di marzo del 2002. Dunque il 19 di marzo una signora che lavorava in una casa di Don Guanella, un centro di riabilitazione a Springfield, era stata a lavorare lì come assistente e aveva una reliquia di Don Guanella
l'ha data la mamma se l'è messa, l'ha messa al polso del suo figliolo che era in ospedale. E il ragazzo ha avuto è guarito? È guarito dopo un po', cioè è stato subito due interventi chirurgici, ha dovuto fare un po' di riabilitazione, ma di modo questo ragazzo si è sposato, fa una vita normale, lavora. E quindi e da qui appunto il miracolo. Il, no? Miracolo, il miracolo. Allora, suor Daniela, il Samaritano dell'Aspromonte, padre Gaetano, sì. Quanto è stato importante per la sua comunità? Cosa ha fatto di concreto? È stato importante perché lui, essendo parroco, ha girato tutti i paesi e ha visto veramente il degrado che c'era. E allora ha pensato, io devo fondare una congregazione religiosa che aiuti i sacerdoti poveri, i sacerdoti che hanno bisogno nelle parrocchie, la pastorale, il lavoro parrocchiale, i bambini. E per questo ha fondato la congregazione delle suore veroniche del Volto Santo. Che poi è diventata punto di riferimento per quel territorio importante, tutto, no? Per tutti i paesi poveri. Il 2 dicembre 1934 ha voluto chiamarci suore veroniche del Volto Santo. Veronica, vera icona, perché effettivamente come le veroniche noi in tutto e dappertutto dobbiamo asciugare il volto. E io immagino la sua emozione quel 23 ottobre del 2005, quando Giovanni Paolo II lo ha... È creato beato, no? Veramente. E poi canonizzato Sua Santità Benedetto XVI. Quindi tutta la spiritualità di San Gaetano Catanoso parte dal Salmo 26. La sua ricerca costante del volto di Cristo. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Credo che cercare il volto di Cristo sia veramente l'anelito di ogni uomo. Tutto, l'anelito tutto di tutto. Parte da lui. E quindi ha fondato questa congregazione con tutto lo scopo della riparazione di quel volto che San Gaetano Catanoso ha contemplato, e appunto perché lo ha contemplato l'ha potuto riconoscere nei poveri, soprattutto nei più poveri. Noi siamo nei paesi poveri, andiamo, non abbiamo, infatti diceva, io voglio che le mie suore non abbiano case eccessivamente ricche, ma che però vivano... Però quello che mi colpisce, coinvolgo padre Massimo, che noi, come dire, conoscevamo... il fatto di diventare santi a un martirio, no? È così. Qui c'è qualcosa di più, c'è un passo in più, mi pare di comprendere, o no? Sì, nella Chiesa antica i santi sono i martiri, coloro che si sono conformati a Cristo anche nella morte, quindi nel donare la loro vita in sacrificio. Però, come è stato evidenziato nelle figure che abbiamo visto, sono tutte figure che ci rimandano a Cristo nell'aspetto della loro piena conformazione a Lui. Sono coloro che veramente hanno fatto trasparire il volto di Cristo. Un po' quello che dice Paolo, non sono più io che vivo, certo, ma è Cristo che vive in me. Si può dire, insomma, ricordando anche le parole di Papa Francesco, che queste figure, questi santi ci danno, ci restituiscono il coraggio anche di saper andare controcorrente? Ah sì, certo, certamente, perché sono persone che non si sono adattate alla mentalità del mondo, ma hanno tenuto ferma proprio la mentalità di Cristo nella loro vita. Grazie, grazie ai nostri ospiti. Grazie a tutti, no, i nostri Gabriella. Ospiti. Ci sarebbe tantissimo da dire. Ecco, grazie. Dieci secondi, sì, non di più. Voglio dire che noi abbiamo aperto anche le missioni nelle Filippine, in Africa, zone povere. Vicino agli ultimi. Sempre vicino agli ultimi, gli ultimi più. È un messaggio di San Gaetano Catanoso che ha lasciato sempre. Tutti possiamo e tutti dobbiamo farci sante. Ecco, splendido, noi siamo partiti da lì e chiudiamo con questa considerazione. Grazie a tutti i nostri ospiti.